Io sono un cittadino vessato dal fisco. Da ben 11 anni sto combattendo una battaglia e il signore che prima è venuto qui dei sindacati ha detto che praticamente è qui, non è Equitalia, l'Agenzia delle Entrate non è un mostro. Io direi che è più che un mostro, considerato che a un semplice cittadino che vedete qui in questo momento è stato richiesto semplicemente per aver lavorato onestamente la bellezza di 8 milioni di euro di sanzione. Quindi io sinceramente, come cittadino italiano, mi vergogno di trovarmi senza casa, senza un lavoro, avere i 7 dipendenti che io mantenevo e che collaboravano con me a casa o che si sono dovuti cercare un altro lavoro, e colgo l'occasione di ringraziare queste persone, perché queste sono le uniche persone che mi hanno dato la ragione ancora di vita, perché io mi stavo per ammazzare. E io vorrei veramente una volta per tutte che si tenesse conto non solo, diciamo, di quelli che possono essere i disagi nel passare da parte di Agenzia delle Entrate dallo Stato alla provincia, e quella è la vostra unica e unica preoccupazione che avete, e vi siete preoccupati perché io ero presente al vostro incontro quando i vostri dipendenti erano preoccupati magari per ricevere 100 euro in meno di stipendio passando alla provincia, senza calcolare che invece c'è gente come me e tanti cittadini che avete distrutto le aziende, avete distrutto lo Stato italiano, perché avete tolto, come pagavo io, 50-60 mila euro all'anno di tasse. Oggi non pago più niente, lo Stato da me non riceve più niente. Quello che mi dispiace è che oggi come oggi non posso, da persona onesta quale sono, e lo dirò sempre finché vivo, finché avrò l'ultimo respiro, non posso permettermi di avere neanche una bicicletta, perché altrimenti voi me la portate via. Io sono stufo di vivere dopo 11 anni in queste condizioni e nessuno sa trovare una soluzione al mio caso, come al caso di tanti altri cittadini. Io vorrei fare un applauso a tutti i morti, a tutti quelli che sono morti per colpe di questi. Che hanno veramente fatto del male. Io sono d'accordo che se uno non paga le tasse deve essere perseguito, deve essere sanzionato, ma non sono d'accordo di inventarsi le cose per arrivare ai propri obiettivi, perché voi, Agenzia delle Entrate, vivete di obiettivi. Voi dovete raggiungere l'obiettivo, ma se tutti pagano le tasse, come fate a raggiungere gli obiettivi? Ve ne inventate gli obiettivi. E vi date 8 milioni di euro da pagare dopo che io ho pagato IVA, ho pagato fornitori, ho pagato tutto. Ho messo a garanzia il mio appartamento per poter pagare le banche, per poter portare avanti la mia azienda. E voi mi avete ammazzato. La voce della verità. Questa è la realtà del fatto. Non ho mai avuto paura di dire queste cose, e perché le ho dette sono stato condannato a 2 anni in penale, e l'Agenzia delle Entrate mi dice: siccome tu sei stato condannato in via penale, adesso anche in via tributaria dovrai sicuramente essere condannato e tutta la tua vita sarà ridotta come mi ha ridotto dal punto di vista penale. La mia condanna penale è questa. La volontà, la perfetta tenuta contabile sottende la volontà di nascondere il reato. Questo è per quello che sono stato condannato io. La perfetta tenuta contabile sottende la volontà di nascondere il reato. Chiaro? Se questa non è demenza, non mi interessa se sono giudici, non mi interessa niente. Ma io voglio che sia fatta giustizia, voglio che questa cosa che è stata messa sulla mia testa venga tirata fuori. Mi raccomando, ricordatevi che il problema non sono i 100 euro, ma la gente che deve vivere e che ha sempre pagato anche gli stipendi, i vostri stipendi. Fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. Ripeto, ringrazio queste persone che si sono date da fare e si stanno dando da fare. E l'unica fortuna ancora che c'è è che, come si diceva prima, gli italiani non si rendono conto
di quello che sta succedendo. Grazie.